Ma che cosa ho trovato dentro quest'uovo di Pasqua? Ragazzi, benvenuti in un vlog! Siccome Gabby ha fatto un vlog, allora ho detto: sai che c'è? Lo faccio anch'io! Ti voglio bene, Gabby! Anche io, Lorenzo! Buona Pasqua, comunque. Tanti tanti auguri. No, a parte gli scherzi, da quanto non facevo una cosa del genere, un vlog. E oggi non farò solo una cosa dove vado a parlare dei cavoli miei. Anche perché i cavoli miei interessano molte persone. Ma andrò anche a rispondere alle vostre domande e aprirò il mio uovo di Pasqua. Sì. E a proposito, oggi è Pasqua, quindi auguri di buona Pasqua da parte mia e del vostro Pingu. Nunu, quanti uovi di Pasqua avete ricevuto, ragazzi? Scrivetemelo sotto nei commenti e lascio un like. Un like uguale un uovo di Pasqua. Iniziamo. Allora, da dove potrei iniziare? Beh, c'è stato il mio compleanno. Il 6 aprile ho compiuto 12 anni. No, ok, no. Ho compiuto 23 anni. Cosa? Lorenzo ha 23 anni. No, ragazzi, non ho 23 anni, ne ho 15. No, davvero, ho 23 anni, non sto scherzando. E ovviamente, che cosa si fa per il compleanno? Si ricevono regali! Sì! Allora, vi faccio vedere quello che mi hanno regalato. La mia ragazza mi ha regalato questo splendido, bellissimo ciondolo braccialetto di Pandora del Capitan America. Questo compleanno, ve lo dirò, è stato quasi tutto a tema Marvel. Visto che è stato tutto a tema Marvel, ho pure ricevuto, se ve lo dico, impazzirete. Sì! Mia sorella mi ha regalato il Lego del guanto dell'infinito della Marvel. Oh mamma mia, sono stato 3 giorni a farlo. Un giorno con la mia ragazza e gli altri 2 giorni purtroppo solo. 590 pezzi. Eccolo qua, il guanto di Thanos. È bellissimo, è, cioè, posso muovere pure le mani. È una cosa incredibile, posso muovere. No, sta cadendo a pezzi. I regali non sono finiti qua, perché per esempio io mi sono fatto 2 regali. Il primo regalo è un Huggy Wuggy, che sta lì simpaticissimo, che mi guarda intensamente. E il mio secondo regalo è stato... Allora, questa fa ridere, perché prima ve la devo raccontare. Una sera, così all'improvviso, mi è venuta voglia di comprarmi un Oculus Quest 2. Il giorno dopo, mentre parlavo con Gabby, mi ha detto che la sera prima aveva preso un Oculus Quest 2. E siamo telepatici! Cioè, best friend forever! Io e Gabby abbiamo preso l'Oculus Quest 2 lo stesso giorno, all'insaputa dell'uno e dell'altro. È una cosa incredibile. E quindi ritorneranno video col VR? Spero di sì. Le cose non sono ancora finite qua, perché durante il periodo del mio compleanno c'è stato pure il compleanno di Robby. E io e la mia ragazza ci siamo andati. Quindi io e Fili abbiamo fatto delle foto. Abbiamo fatto delle foto con Robby. Poi siamo andati in giro. Insomma, abbiamo fatto tante belle cose. Tra cui io e la mia ragazza abbiamo fatto la pizza. Non posso impastarla così. Muoviti. Ok. È stata una sofferenza, ma alla fine l'ho fatta. In tutto questo, mentre giravo in giro, incontravo anche alcuni di voi. No, davvero, io cammino e le persone mi guardano così. Mi riconoscevano, ma non mi fermavano. Ragazzi, sono io. Se vedete qualcuno che assomiglia a me e siete della Sicilia, molto probabilmente nella zona di Palermo, sono io. Sarà anche forse una questione di mascherina. Per esempio, adesso vi faccio vedere come sono io con la mascherina. Questo sono io con la mascherina. Cioè, praticamente mi copre mezza faccia. È normale che la gente si chieda: ma è lui?
E poi vado in giro sempre con questo braccialetto, quindi. Tra l'altro recentemente ho incrementato i shorts. Sarebbero dei tic, non posso dire il nome perché YouTube mi banna, che vengono messi su YouTube, quindi gli shorts, e li continuerò a fare. E dato che ho parlato di TikTok, te vi lascio un TikTok che ho fatto con i figli. Non con i figli. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Non ho azzeccato neanche di una. Ma ora ragazzi, passiamo alle domande, che così apro l'uovo di Pasqua. Pasqua? Pasquale. Iniziamo. Allora, Fili mi chiede: mi vuoi bene? Certo che ti voglio bene, Fili. Soprattutto dopo il test di telepatia, che abbiamo scoperto che siamo veramente telepatici. Tantissimo. Beatrice Nigro mi chiede: quando sei nato? Sono nato il 6 aprile del 1999. Non sono vecchio, però sono ancora giovane, ve lo giuro. Muni VGF 2317 chiede: sei davvero un pinguino? Certo che io sono un pinguino. No, no! Ora mi aspetto tipo 20.000 domande su Favelate Spreadis. Emi Bunino 31. E Lorenzi, se riporterai mai The Fan Game di FNAF? Ti ho detto! Comunque, non porterò FNAF come lo facevo una volta, ma lo porto come lo faccio ora. Quindi, quando mi verrà un'idea in mente di qualcosa da fare su FNAF, la farò. Non farò teorie, però, e non farò i vecchissimi fangame che andavano nel 2015. Mari Antesti, che mi chiede: che segno sei? Io sono Ariete. Purtroppo, volevo essere una capra e dire: Manuè, come amo? Ma sono capito. Ariete, scusate. La tizia anime chiede: hai solo un gatto o altri animali? Ho due gatti, uno che ho qui, Candy, e Doremi, che è il mio vecchio gatto che sta a casa con mia madre. Ed ecco qua, vi faccio vedere Candy, è una femminuccia e come vedete non vuole stare in braccio a me. Va. I'm Angelx, ami la tua community? Certo ragazzi, io vi voglio un nut di bene, un sacchissimo, e non vedo l'ora di incontrarvi in giro per l'Italia. Speriamo. VGF fanpage, sei single? No, come ho detto in questo video, ho una ragazza, si chiama Delia, e ha la passione per gli amigurumi. Se volete qualche amigurumi bellissimo, tipo questi qua di Among Us e le li fa, seguitela su Instagram, Uncinetto Passion. E seguite anche me su Instagram, che posterò delle foto. Sabina Caboni, hai fratelli o sorelle? Penso un fratello, ma non sono sicura. Ho una sorella che è più grande di me e che suona il flauto traverso. Non perché i va di traverso, ma perché si suona traversalmente. Bernardo Davide, forse mi ha scoperto. Sei un umano? Ragazzi, io non vengo dal pianeta Terra. Io vengo dal pianeta Nettuno. Perché è il pianeta dei nut. Massimo Roblox, ami la roba di Pokémon tipo le carte? Allora, mi è arrivato tipo qualche mesetto fa un bellissimo regalo da Nintendo. Mi ha regalato un pacchetto dove io ho trovato queste carte. No, non ci sono solo queste, ce ne sono anche altre. Diciamo, queste sono altre che ho messo in busta, ma questo tipo è stupendo. Pikachu volo V, c'ho anche V Max. Va bene, è arrivato il momento. Apriamo l'uovo di Pasqua. Ok, questo è diverso, è quello della Kinder, però non è solo cioccolato normale, è cioccolato fondente fuori e dentro al latte, quindi una bestia. Apriamo. Chissà cosa ci troverò dentro. Eccolo. Oh, mamma mia. Devo trovare la tecnica per romperlo meglio. Questo è cioccolato fondente. È più forte del cioccolato normale. Ho bisogno di più potenza. Ah! Ragazzi, sto aprendo il regalo. Voi non lo dovete vedere, solo io al momento. Oddio, che ho trovato? Oddio! Ma è Darth Vader! Ma è tipo un action figure di Darth Vader!
Darth Vader, Darth Vader, che cos'è? Buonissimo. Non si sente che è fondente, anzi, sembra uguale a quello normale. Ok ragazzi, il video di oggi lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. Mi raccomando, vi lascio il link del mio libro Le Pietre del Destino sotto in descrizione. Lo potete trovare su Amazon. Vi auguro ancora buona Pasqua e noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao!